Salve madame e messeri, benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale. Spero stiate bene. Ci troviamo con la seconda parte del mio haul americano. Invece di parlarvi di Ulta, quindi non andiamo in senso cronologico, andiamo per senso pratico. Vi parlo, vi faccio vedere, vi mostro i prodotti acquistati da Walmart per fare un video molto più veloce e discorsivo. Alcuni dei prodotti già sono stati rodati, acquistati e nonché provati, e quindi colgo l'occasione per mettere tutto al proprio posto. Se mi vedete lucida, non lo so perché. Va bene, misteri dell'ignoto. Se volete, adesso mi sparo un po' non mi viene la parola, di pudra powder, che è la cipria. Ok, andiamo avanti, che ci stiamo a incartare, non è il caso. Ecco il bustone per prezzi, curiosità e quant'altro. Vedete tutto nell'info box, quindi con questo diciamo preambolo non tanto smooth, cerchiamo di essere smooth nella conversazione e nel mostrarvi i prodotti. Ok, dal bustone magico abbiamo anche doppioni, perché non so, non ho comprato solo per me, ma anche per la mia genitrice, nonché per altri parenti. E abbiamo il Lash Blast mascara di CoverGirl. Ora c'è questo nel colore nero. Brevemente, non è la prima volta che acquisto questo mascara. L'ho già acquistato in doppio l'anno scorso e non mi è piaciuto. E mi direte, ma perché l'hai ricomprato? Prima di tutto perché questa volta ho azzeccato e ho comprato il colore nero. L'anno scorso ne comprai due marroni. Se non che l'abbiamo provato io e mia mamma. Il mio non mi ha stupito particolarmente. Lo scovolino, vedete gli americani come sono bravi, lo vedete già dalla confezione, quello, ma lo conoscete, questo con le setole in silicone. Non mi ha dato chissà quale performance. Mia mamma, super estasiata, e quindi ho dato il mio a lei quando scese a Napoli il Natale scorso. Dopodiché, lei ha provato a diluirlo e in effetti, stranamente, il mio mascara era secco. Quindi la doppia combo, secco e colore sbagliato, non me l'hanno fatta amare. Vedremo se questa volta sarò felicemente stupita. Poi passiamo avanti, altro doppione, un attimo, le Reserve Dark Circle di Maybelline. Questo uno è per me e uno per mia mamma. Mia mamma già l'ha comprato, super estasiata, questo è nel colore medium, 130 medium, lo vedete qui. Lei super estasiata, quindi già rodato da mia mamma, per me si tratterà di finalmente testarne l'efficacia e la qualità. Passando sempre ai correttori, qua ho quasi vergogna a mostrarvelo, ma è un pezzo più unico che raro perché non lo si trova più in Italia, non lo si trova più in Turchia. Eccolo qui, il famoso Caffeine Roll-On di Garnier. Ero molto tentata, già avendo acquistato quello di Maybelline, se acquistare o meno questo, ma sapete, il mio è ancora, un attimo, è ancora vivo e vegeto questo qui, quindi ho provato, un attimo, mi sta cadendo la busta e non è il caso. Ho deciso di acquistarlo, anche questo con Mineral Pigments, bla bla bla, è chiuso, non fa niente. Comunque voi mi credete che qua dentro, quindi è un correttore di riserva, così come di riserva è il 220 Natural Beige della Revlon. Non sto qui a elencarvene le qualità, è il fondotinta che amo più in assoluto di quelli liquidi per coprenza, performance, stesura. E l'unica cosa che ho sbagliato questa volta nell'acquisto, non ho acquistato quello che per pelli miste, per le combination skin, ma quello per le pelli normali e secche. Vedremo se è stato un errore madornale, ma spero di no. Poi, sempre a livello di fondotinta, e ve ne ho parlato già con i Splate, abbiamo, questa è la confezione della cipria, che adesso mi stenderò dinanzi a voi molto allegramente con un kabuki a caso di neve. No,
Ma è proprio la luminosità della luce, non fa niente. Ah, non fate caso tanto al trucco che indosso. È un trucco modello anni 90, molto basato sulla serie Twin Peaks. Avevo intenzione di farne un tutorial. Se vi piace, vi faccio un piccolo close up. Io non sono tanto per la quale per le labbra degli anni 90. Comunque, se vi interessa un tutorial oppure una faccia del giorno la possiamo fare. Non ci fate caso neanche alla sporcizia di questi miei capelli, che non so perché sono sempre più grassi, ma lasciamo stare. Abbiamo questa combo di Youthful Wear Spotless Foundation. Ne ho parlato già con i Nemo's Blade. Ve ne parlo, vi faccio una piccola spiegazione qui in dettaglio. Sono stata tentata di acquistarlo dato che questo fondotinta si propone di cancellare tutti i segni dell'età e le macchie mantenendo una formula leggera. Come vi facevo vedere nel video Most Played, ricorda molto l'Eau de Poudre, se non mi sbaglio, della L'Oréal, ma ancora di più l'Armani Maestro. Viene con una pompetta, una forma molto liquida, molto siliconica secondo me. Non ho ancora controllato l'inci, spero di controllarlo, vi metto una vignetta qui ormai in questo video. La colorazione è medium beige, il fattore di protezione 15 e va accompagnato con la sua cipria. La cipria di per sé dovrebbe coadiuvare la funzione, questa è quasi molto trasparente. Non fa spessore. L'unica cosa che non mi convince tanto, dovrebbe coadiuvare appunto la funzione. Questa è la zona della cipria, ma non la vedete. La funzione appunto di copertura del fondotinta. Non mi convince perché ha dei piccoli brillini che non sono, attenzione, glitter, ma delle piccole perlescenze che non ne fanno appunto una cipria opaca, quindi può servire durante il giorno a riflettere la luce. Per l'uso che ne ho fatto di questo fondotinta ormai un mese, posso dire che sicuramente ha una buona coprenza, non ottima ovviamente, però ha una buona coprenza. Il primo io di solitamente ne uso 4 gocce ed è abbastanza, ovvero una goccia sulla fronte, una per il naso e mento e una per cada guancia. Copre, si uniforma tantissimo, uniforma immediatamente l'incarnato. Per quel che concerne quello che si propone di fare, ovvero di coprire le macchie, davvero è abbastanza coprente come fondotinta. Non dico ai livelli del Revlon, ma siamo sulla buona strada. Ed è una formula molto liquida rispetto a un color stay, è molto più, diciamo, acquosa, però vi rendete conto che quando si stende è molto impalpabile, molto liscio, è come se spianasse la pelle. Quindi voglio vedere se alla lunga, usandolo in maniera più continuativa, possa crearmi problemi di brufoli, punti neri e quant'altro. E con brufoli e punti neri, guardate che gancio vi faccio vedere quest'altro prodotto della Garnier, Blackhead Eliminating Scrub. Questo è uno scrub che si propone di eliminare, è a base di acido salicilico e dovrebbe rimuovere punti neri, impurità, bla bla bla. E non mi sembra niente di. Questa è la consistenza, ma è la consistenza dei soliti scrub Garnier a cui siamo tutti abituati. Quindi mi sono trovata in un raptus di curiosità, l'ho acquistato, l'ho usato già qualche volta, 4-5 volte. Non è aggressivo, io non ho la pelle particolarmente sensibile, comunque non è aggressivo e lascia una bella sensazione di freschezza. Quindi mi riservo anche questo di parlarne in maniera più approfondita dopo un uso continuativo. Poi una cosa che non è per me, per mia cugina, è questo il Revlon Photo Ready Skin Lights. Questo è il colore Bare Light.
Non ve lo apro perché appunto non è per me, è per mia cugina. È un illuminante liquido. E almeno da una recensione che ho visto su internet di Clio, Clio Makeup appunto, è da paragonare al ben più blasonato highlights di Becca. Quindi questo non vi so dire, l'ho solamente acquistato. Poi è stato commissionato. Poi andiamo alla sezione unghie, di cui uno è gentilmente indossato oggi che ho fatto manicure e pedicure. Non ero, questa volta che sono andata in America, non ero tanto per l'acquisto di smalti, avendone tantissime e avendo comunque raggiunto un range soddisfacente per me, che non è il mio prodotto, diciamo, di punta. Mi sono resa conto che uno dei miei prodotti di punta sono gli ombretti e i rossetti, è quello dove mi accanisco più massivamente. Quindi ho puntato a delle colorazioni che non avessi e o quantomeno a delle marche che non avessi ancora comprato. Nello specifico ho questo della CoverGirl del Wine to Five. Queste sono due passate fatte dalla mia gentile estetista. Questo è il, non ho top coat al momento, non vi so dire niente della durata, capirete perché è stato steso in giornata. Questo è il colore, un colore molto 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 fine, direi, perché è un bel amaranto. Quindi un colore che si adatta tantissimo per questa stagione, un colore passepartout che io userei per esempio in ogni occasione per fare bella figura, mi dà proprio la sensazione di unghia pulita. Quello lo dovrebbero dare i nude, ma me lo danno anche questi colori, quindi unghia sistemata, soprattutto con le unghie corte. Mi piace tantissimo avere queste tonalità, molto autunnale. E poi abbiamo della Revlon, della serie degli smalti che odorano e con una boccetta molto molto carina, il numero 110 BC, che vedete qui, che è un bel dorato. In effetti è un colore che non avevo, non sono di quei colori che uno mette sempre, però soprattutto d'estate può essere un colore molto carino perché è un dorato bronzato e mi ha ispirato abbastanza l'acquisto. Diciamo tra le novità, tra i colori, tra il range di colori che io non posseggo. Poi andiamo nella sezione Lips on My Lips. Allora, novità che si basano su certezze. E intanto butto la busta di Walmart perché adesso posso sistemare tutta questa roba. Andiamo subito con Wet n Wild. Abbiamo il rossetto Nouveau Rose. Nouveau Rose ed è questo bellissimo fucsia, pagato, questo me lo ricordo il prezzo perché era particolarmente cheap, era un $1,90. Questo è il colore, queste sono più passate 3 o 4, però è un colore non molto sheer, abbastanza coprente, questo lo vedete, è un bel fucsia, un fucsia in base fredda, molto tranquillo per tutti i giorni perché comunque non è molto, non è un matte, ma anche se non è tra rosa, diciamo il fucsia, è molto portabile per tutti, portabile con 5-6 B, vedete voi. Poi della linea che non abbiamo noi qui in Turchia, ma mi sa neanche in Italia, dei Color Vivid Sensational, ho preso tre colori. Tutti di cui ve ne sentite parlare, adesso ve li faccio anche vedere da qui, ma tanto io ve li nomino adesso: il famoso Pink Coral, Lot Pink, Lot Plum e il Brazenberry. Passiamo in rassegna uno per uno e con calma. Questo è lo Shocking Coral. Shocking Coral che ho inseguito più e più da tantissimo tempo. È questo bellissimo colore rosa corallo. Lo vedete qui? È un colore fantastico. È di quei colori che io dico che illuminano il viso. Molto molto carino, non per niente pacchiano. Fortunatamente sulle mie labbra vira molto sul rosa, su un corallo rosato. Quindi un colore che a me piace perché i coralli di per sé, come gli arancioni, mi sono resa conto che non fanno
me, quindi è un colore che sfrutterò tantissimo. Poi abbiamo l'hot plum. Hot plum, vedete qui. Hot plum, che è questo bellissimo plum, questo bellissimo colore, che però è un po' più sheer. Anche qui sono più passate. Ed è rosa. È un rosa violaceo, molto carino anche questo. Ma tutti i colori di questa linea di Maybelline, devo dire la verità, sono stati abbastanza azzeccati, anche il rosso, tutti gli arancioni, sono tutti colori molto belli. E poi abbiamo il Brazenberry. Il Brazenberry che poi è più viola rispetto al... come si chiama? Perché poi... l'hot plum. Io poi con i nomi ormai sto diventando vecchia. Questo dà più. Questo diciamo è dei di tutti quello che non, di cui non sono particolarmente convinta, però vedremo indossato perché rimane leggermente la formula rispetto è una formula un po' diversa rispetto allo Shocking Coral e all'hot plum. Il Brazenberry è un po' più liquido nella forma. Questi due sono un po' più secchi, sono molto idratanti, sono tipo, come posso dire, di MAC dei Cream Sheen, una formula più o meno così, non a livello dei satin, ma dei Cream Sheen. E questo qui è no, in realtà questi sono un po' più, ok, mi sto a impaperare, sono un po' più amplified come range. Come consistenza di colore, questo è un po' più un cream sheen, un po' più cremoso come colore. Ed infine, e abbiamo finito davvero, l'ho tirata io un po' per le lunghe, mi dispiace, abbiamo sempre dei Color Sensational e l'Elixir, che sono questi gloss. Abbiamo l'Amethyst Potion che ho indossato oggi, che è la versione un po' più scura del Mystic Mauve che io amo di questa linea. E vi faccio vedere il colore abbastanza. Vi faccio due passate giusto per farvi capire il colore. E questi gloss hanno una buonissima consistenza. Durano 3-4 ore sicuramente fumando, bevendo e quant'altro. E questo è il colore. Quindi un colore molto autunnale che mi propongo di sfruttare, ma così come questi altri colori molto accesi, eccetera, eccetera, eccetera. Spero che questo vi sia stata utile, a me sicuramente per mettere la roba con tante B a posto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande, scrivete, interagiamo, come sto dicendo ormai in tutti i miei video, tutte le informazioni le ritrovate nell'info box. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, seguitemi qui su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, che amo particolarmente, come sapete. Sto facendo una mia campagna pro Instagram, ma senza fini, senza avere nessun fine particolare, a me piace Instagram e questo vi basta. Ci vedremo con la prossima haul domani, cerco di registrare, quando lo vedrete in linea non lo so, scusate le papere, scusate l'ora, scusate tutto, ma io vi lovo, bimba minchia forever, un bacio forte, pensate, è l'ora e la mia testa, teste ora che non combaciano, ciao, arrivederci Madame Misteri, alla prossima, ciao ciao!